Comune anche quest'anno, all'approssimarsi del 15° anniversario del terremoto del 2019, ha deciso di distribuire gratuitamente alla collettività il fiore della memoria, le spillette con il fiore dello zafferano. La distribuzione nelle scuole e nelle tabaccherie cittadine. Il disegno è stato scelto dal Comune nel 2022 per commemorare le vittime del terremoto. Un fiore che racconta l'unicità di un popolo e anche la sua resistenza. Una ditta incaricata dal Comune si occupa di portare le spiglie agli alunni e agli insegnanti di tutte le scuole della città. Saranno in distribuzione anche nelle tabaccherie aderenti alla FIT, la Federazione Italiana Tabaccai, dove ognuno potrà ritirarla. L'invito del Comune è ad indossarla soprattutto in concomitanza con le iniziative legate al 6 aprile. Un segno distintivo che portiamo al bavero della giacca o su un indumento e che negli anni hanno indossato anche le più alte cariche dello Stato. È il simbolo della nostra fragilità, ma anche della nostra forza e della nostra capacità di rigenerarci anno per anno, e ogni scadenza tonda come il 15° anniversario porta con sé delle analisi, delle consuntivi delle cose fatte, ma soprattutto delle cose da fare e degli obiettivi da raggiungere. Credo che il recente riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura per il 2026 sia un grande segnale di fiducia e di ottimismo per la nostra comunità.